Stiamo celebrando il trasporto del carro, che è un'antica tradizione che muove le mossa dalla metà degli anni 852-855. La tradizione parte come rito di ringraziamento alla Madonna per il buon raccolto e poi diventa un'opera di architettura. E quindi diventa opera di architettura. Nel tempo si è conservata la tradizione. Il popolo che esulta ed è vicino anche alla nostra Vergine Santissima della Misericordia. Questa tradizione è tutta votata al ringraziamento della Madonna e avviene da molti ma moltissimi anni. Questo obelisco invece è frutto di un'opera di artigianato, di arte, di cultura antropica legata al culto e al mito di ringraziamento per la raccolta del grano. Comunque è alto circa 30 metri, 27,50 m, retto da 32 funi da un popolo festante che non manca di essere qui presente, viene da ogni parte del paese, ogni parte del mondo a festeggiare con gioia e con grande emozione. Ringrazio a tutti che si sono fatti onore oggi a tirare la grande tirata del carro e soprattutto a tutta la manifestazione che si sta svolgendo bene. È tutto sistemato, i buoi sono tranquilli, stiamo bene, tutti ci stiamo divertendo e ringrazio pure la forza degli ordini che sta facendo un po' di spazio al sindaco e a Don Pasquale. Niente, questa è la festa di Fonte della Rosa, per chi non l'ha mai vista un invito a venirla a vedere magari nei prossimi anni, negli anni a venire, veniteci che è una bella esperienza per tutti. Saluto Lilpinia e tutti i miei compaesani.
rispettosi delle norme, quindi fa un grande applauso a tutti i giovani. E hanno tirato il carro, e quest'anno hanno cantato anche l'Inno alla Madonna. Lo vogliamo sentire di nuovo, dove state? Non ci sono. Intanto che arrivano i ragazzi. Ricordate che domani ci sono le messe e dopo la processione. Allora...